Ciao a tutti amici e bentornati in The Forest, come al solito io sono Amorush Vidal, benvenuti in questo nuovo video. Amici, siamo già in game per giocare appunto a The Forest e continuare la nostra avventura. C'è subito una cosa da dirvi, dunque è notte, quindi direi di farla passare velocemente andando a letto. E guardate qua, questo è il giorno. Come ben sapete, scendiamo là. E guardate qua, dunque, sono andato avanti a fare il muro ed è praticamente quasi completato. All'esterno, attenzione perché hanno iniziato a muoversi appunto i fottuti cannibali. Ora io mangerei qua per vedere se va bene. No, non va bene, ok. Chi se ne frega. Intanto mi tiro su ovviamente tutti questi tra foglie, fiori, erba, eccetera, eccetera. Questi come sono? Ma sapete che non si capisce mai. Cioè, queste sono verdi, non hanno il colore e non si vedono neanche le bacche. Cioè, queste sembrano buone. Sì, decisamente sembrano buone. Benissimo, ce le mangiamo tutte. Ce le mangiamo. Dove cavolo è questa qua? Eccola qua. Là, perfetto. Ok. Dunque, stavo dicendo, i cannibali sono esattamente arrivati fino a qua. Cioè, li ho trovati, quei maledetti cannibali, fino a qua. E stanno iniziando un po' a setacciare questa zona. Quindi molto vicini alla nostra bellissima, come vedete, e maestosa fortezza. Bella, devo dire, abbastanza bella. Su via. Ora, qualcuno di voi mi ha scritto nel video che vedete possiamo fare la porta semplicemente premendo il tasto R, cioè facendo tipo così. Però attenzione, guardate, fa questo lavoro qua. Io adesso, vabbè, è caduto questo, va bene, però fa questo lavoro qua che sinceramente non assomiglia per nulla a una porta. Cioè, vedete, fa così, così o così. Quindi io proverei a... Vedete che fa sto cavolo di coso, ma non è una porta. Che cavolo è sto coso qua messo così? Cosa mi significa questo coso? Non lo so, ma lo scopriremo perché ho intenzione di andare un attimo avanti qua con la costruzione, tra l'altro quasi finita. E anche ovviamente andando avanti a magari a costruire altre cose. Qua ho lasciato i ceppi, come indicato da qualcuno di voi. Perché ho lasciato i ceppi? Perché mi avete detto che forse coi ceppi, dai ceppi, anzi per la precisione, potrebbero uscire nuovi alberi. Cosa stranissima, non succede nella vita reale, ma questo è un gioco e seppur simulativo potrebbe succedere anche questo. Bene, ora vedremo se in questa puntata quei maledetti cannibali indigeni salteranno fuori e se sì, li dobbiamo accogliere nel migliore dei modi, cioè facendogli un bucio tanto, così almeno sicuramente capiranno che non è il caso di venirci a rompere. Addirittura 5 pezzi ci ha dato questo. Venirci a rompere le stra grandi scatole. Ed è una cosa importante questa, perché dobbiamo farci valere sia nel campito costruttivo, e lo stiamo facendo, terminando di sicuro oggi a questo punto, se non succede niente di che, la fortezza. O almeno lo scheletro della fortezza, ma poi andando a fare anche altre cose che serviranno a questa fortezza. Per cui andiamo a vedere dopo e andiamo più nel dettaglio del manuale, perché il manuale l'abbiamo visto, ma in realtà l'abbiamo visto male, nel senso che comunque l'ho visto di fretta, anche perché all'inizio bisogna correre. Infatti adesso vedete che sto raccogliendo anche pietre, c'è l'inventario pieno. Pietre, sassi e quant'altro, appunto perché no, mettili giù. Ok, appunto perché voglio costruire altre cose in questa puntata e vediamo se non ci attaccano. Comunque, mentre ero offline e costruivo il muro, loro erano esattamente da quella parte lì, quindi iniziavano a prendere possesso di questa zona, quindi noi dobbiamo assolutissimamente respingerli. Ora io non ho idea di che cavolo faccia sto coso qua, però, cioè, non può essere una porta qua. Come fa a essere una porta? Cioè, non può essere una porta. Cioè,
Quindi non voglio rischiare di tirare giù il muro così. Ok, quindi lascerò quella porta lì per ora. Per ora. Ovviamente ho detto per ora, amici. Abbiamo quasi finito. Domanda, come... Ok, bisogna fare questo lavoro qua sicuramente. Perché faccio questo lavoro qua? Perché altrimenti... Allora, dobbiamo lì qua. Oh! Porca, non avevo il colpo a portata. Ovviamente questa adesso non la porteremo più dentro, altrimenti che cavolo ce ne facciamo? A parte che possiamo passare dalla porta. Però lasceremo fuori. Fuori insieme ai tronchi che andrò a prendere da quegli alberi là, ad esempio. In maniera molto tranquilla e molto agile. Vedete che comunque io cerco sempre di non tagliare troppe parti del video. Perché? Perché a parere mio alcuni giochi necessitano di tagli, soprattutto se ci sono tra virgolette parti noiose. Ma alcuni altri giochi invece non necessitano di tagli. Perché? Perché è bello il gioco così, cioè è bello farvi anche vedere queste cose qua. E intanto io parlo e comunque vi do notizie del gioco. A proposito... Cioè, avete visto dove è volato il tronco? Ok, a proposito di notizie del gioco, è stato aggiornato, quindi poco tempo fa, ma è stato solo rilasciato una piccola fix, quindi non è stato un aggiornamento vero e proprio, ma solo una sorta di bug fix, di addirittura un bug solo, e credo che riguardasse l'inventario o lo zaino o comunque qualcosa che riguarda quello. Ho letto, per ora non ricordo, però... Una cavolata, insomma. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo aggiornamento non hanno aggiunto cose, tra virgolette, interessanti, nuove. Quindi è stato solo un aggiornamento prettamente, giusto per farlo, secondo me. Il giorno dopo, e quindi vi parlo di 2 giorni fa, il giorno dopo, cioè ieri, per voi che vedete il video, ma oggi per chi lo registra, è stato rilasciato un nuovo piccolo aggiornamento perché avevano trovato un bug nella loro release. Quindi anche questo, cosa importante, il bug trovato perché non ho preso 2 legni, non si sa, ma li prendo da qua. Là ne mancano solo 2 e abbiamo completato la nostra fortezza. Eccola qua, perfetto. Andiamola a vedere, qua ci abbiamo una finestra, non è messa benissimo, avete ragione anche voi la finestra, ma devo dire che è abbastanza funzionale. Queste fanno male. È abbastanza funzionale. Andiamo a vedere all'interno e abbiamo... È passato attraverso... Ci sono gli animali che passano attraverso... Questo è un bug clamoroso. Ok, mangiamo questo che ci dà... anzi, facciamo una cosa. Ci dà acqua, però... Prima di tutto, io mi spavento sempre a vedere sto coso qua, eh. Cioè, veramente, se mi spavento io, figuratevi loro. Ora, trappola. Trappola fa schifo sta trappola. Non prende mai una ceppa. Tra l'altro, non si possono, credo, piazzare cose. Tipo questo, non è che si può mettere qua da qualche parte. Non so, per attirare. Però non avrebbe senso usare un'esca grossa per un animale piccolo. Cioè, non so se mi seguite il discorso. Qua, ovviamente, in questa trappola non c'è una ceppa. Qua possiamo mangiare e continuare a sfamarci. Tra l'altro, sfama prima ancora di mangiare. Altro problema. Abbiamo trovato anche un bug in questa puntata. Questa, in realtà, possiamo a questo punto sfasciarla. Così vi faccio vedere che non ci ridà indietro una ceppa. Sì, ottimo per farvi vedere sta cosa qua. Vedete che comunque quando la andiamo a rompere, vedete che si va a danneggiare. Possiamo riparare il danno piuttosto che possiamo continuare a romperlo. Questo vuol dire che quando ci attaccheranno, beh, gli servirà per rompere sicuramente quelle difese lì. Non è il massimo quelle difese, sono il primo a dirlo, però non saranno così facili da distruggere, cari amici cannibali indigeni. Tra l'altro vedete che il tempo è abbastanza, dico, nuvoloso. Guardate com'è, abbiamo ridotto la nostra capannetta. Adesso vediamo di distruggerla tutta. Comunque è molto resistente. Un peccato romperla, perché
Però adesso che abbiamo l'altra. Oh, che uccello era quello lì? Ok, andiamo a romperla. Forza che ce la facciamo! Forza che ce la fai! Quanto cavolo è dura! Cioè, voi pensate l'ora ad attaccarmi con le mani, praticamente, o comunque con poca roba. Quanto ci impiegano a distruggere sta cosa? Guardate a che punto è. Voglio vedere se entro dalla porta ancora. Sì, entro ancora dalla porta. Dentro la visione è, credo. Cioè, se. Mettete il caso di andare in esplorazione, no? Poi tornate indietro e trovate questo. Io direi: oh, porca cacca! Cioè, sarebbe un casino, no? È un macello. Comunque, è veramente resistente. No, la voglio rompere per una cosa. Perché vedete che dà l'indicatore della casa e avendo le cosine abbiamo due, un po' come era successo in quella più piccola. Quindi andiamola a rompere molto agilmente. Guardate qua. Porcaccia Eva, se è dura. Cioè stiamo facendo il demolito. Questa puntata è il demolitore, guardate. Distrutto tutto. E come potete vedere i tronchi spariscono, quindi non ci dà più niente. Quindi vuol dire che rompendo questo perdiamo, tra l'altro l'acqua vedo che si va e vedo che evapora anche, perdiamo anche quelli. Quindi ottima cosa avere là le nostre bacche, che comunque ci danno un buon sostentamento. Vediamo qua, non c'è nessuno. Andiamo, come detto prima, con la B, cavolo, ad aprire il nostro, ovviamente, libro del sopravvissuto. E andiamo a vedere altre cose. Andiamo a vedere, dunque, vediamo un po'. Qua abbiamo le tipologie di fuoco, che per ora non ci interessa. Qua water collector, dobbiamo andare a rifarlo a questo punto. Magari andrò io off camera a recuperare il guscio della tartaruga, povere tartarughe. Stick holder è il contenitore di stick. Log holder è il contenitore ovviamente di legna, potremmo farlo. Magari esternamente serve 16 stick, questo ne serve 6. Questo è per le rocce, questa è la slitta che abbiamo fatto. Weapon rack per appoggiare le armi, potremmo farlo. Medicine e snack bar le abbiamo fatto. Explosive holder non l'abbiamo fatto, potremmo farlo. Custom walls, custom foundation, questo qua riguarda tutte le costruzioni della casa. Bellissimo il gazebo, mi piacerebbe un sacco farlo. 60, 30, non richiede tantissimo, si potrebbe magari fare. Stick fence, bone fence, rock pad, mi piacerebbe farlo, magari qua. Voi cosa dite? Cioè, con C, con L, no, con L attacca, che cavolo, come cavolo, ah, ok, così, bellissimo, cioè, cioè, adesso se io faccio così, dove cavolo, ah, mette i sassi, fantastico, guardate, sì, ok, se prendo la E, ok, mette tutti i sassolini, che non è male. Andiamo a recuperare un po' di sassolini, intanto ce ne sono sempre un fottio in giro, queste è meglio non mangiarle. Ce ne sono un fottio, soprattutto se non li raccolgo per un po'. Sti cavolo di sassi, vediamo quanti ce ne siamo. Ce ne abbiamo, ce ne siamo, ce ne abbiamo. 5, ok, il massimo è 5. Mettiamoli qua, giusto per abbellire la nostra mitica e bellissima casa, fortezza più che casa. Guardate che bello! E abbiamo il nostro Wakata! Bellissimo! Wakata qua! Wakata qua. È uscito un po' fuori, però va bene. È un po' un abbellimento per mettere ulteriori dettagli a questa fortezza. Non male. Andiamo avanti. Cavolo, schiaccio sempre la I invece di schiacciare la B, che apre direttamente quello. Possiamo fare delle stick fence, ma direi di non farlo per ora. Defensive spike, potremmo farlo. Defensive wall con questi qua, oppure abbiamo la catapulta. Defensive wall se le abbiamo fatte, vediamo di capire. Free house l'abbiamo fatta, la free platform non male, anche questo non male. Qualcuno di voi ha detto perché non fai ad esempio questo con le scale in maniera tale da poter portare su anche la legna, non male come idea si potrebbe fare. Questo l'abbiamo fatto, wall with door l'abbiamo fatto, stick maker l'abbiamo fatto, il climbing rope credo che serva per scalare questo, cioè attaccato alla corda. Sub collector qua serve il
cavolo di bacinella qua? Woot bench. E la... Ah, ok, questa qua serve per recuperare stamina. Quindi potremmo farla, magari qui, da qualche parte, magari messa qua, che non sta male. Ok, magari non così alla cavolo. Magari un po' fatta me... E che cavolo, apro sempre quel cavolo di cose così, ma in realtà devo aprirlo così. Ok, la R, intanto sentite sotto il vento. Ok, ho girato troppo, facciamola girare, gira, 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 gira. Piacerebbe metterla qua, magari così. Perfetto. Andiamo a prendere a questo punto due legni che abbiamo. Cerbiatto. Ok, due legni che abbiamo ovviamente, sì. Ok, li portiamo all'interno tranquillamente. Bello il sentierino, mi piace un sacco. Li mettiamo qua. Là. E se non erro, sedendoci dovremmo recuperare. Esatto. Vedete? Guardate in basso a destra, recuperiamo la stamina. Sapete che durante il giorno l'andiamo a consumare, man mano di sera. Si abbassa questo valore di stamina facendo questa cosa qua, lo andiamo a recuperare. Fantastico, vedete che adesso siamo pieni, quindi è utilissimo. Qua passano attraverso, che cavolo di bug, sistematelo perché non si può vedere quel cavolo di bug che gli animali attraversano queste cose. Comunque, possiamo fare il letto, però ci serve la pelle di coniglio, quindi porca Eva, se riesco a prendere il coniglio, che è in quello dopo. E anche questo mi piacerebbe fare. Questo non so cosa cavolo sia. Vedremo di capirlo. Comunque, Animal Trap, Moto, Molotov, Moto. Left Pile Trap. Con le foglie. 50 foglie. Però. Poi abbiamo questa. Abbiamo questa. Abbiamo questa. Il Noose Trap. Perché il Noose Trap è veramente figo, però. Ok, il problema del Noose Trap è che non è per animali, credo. Questo Rope Swing è bello che scende là. Eccezionale. Queste magari la prossima puntata le facciamo. Barche abbiamo. Casa, dock, il porto. Poi abbiamo lì effigie varie. Cose da fare, ovviamente, trovare Timmy, che è il figlio che abbiamo fregato. Finding the missing plane passenger. Ok, setup defense. Due cose le abbiamo fatte. Statistiche, qua possiamo vedere le statistiche. Bestiari. Forse è il nostro bestiari, ma non abbiamo nulla. Bestiari 3. Ah, ok, quello che troviamo verrà catalogato, credo. Abbiamo il crafting e qua ci dice come fare alcune cose. Molto bello, guardate, che sono le cose che abbiamo visto. Tra l'altro possiamo fare anche le... Come cavolo si chiama? Quelle per andare sulla neve, non mi viene il nome, le ciaspole. Ciaspole, ciaspole. Guardate che schifo qua. Allora, ah, qua è quello che abbiamo trovato. Gli animali. Note. Note che cavolo non posso scrivere niente. Va bene, quindi io direi, allora, facciamo una cosa giusto per... Io questa cavolo di trappola la voglio fare anche qua. Io la voglio fare anche qua. Perché qua ci sono, c'è sempre qualcosa. Io ne metto due adesso di ste cavolo di tra... Guardate quel cavolo di roditore lì. Ne metto due, servono 31 fottuti legni. Legnetti, anzi, 31. Allora, il primo colpo è un bug, è chiaro. È abbastanza chiara la cosa. Col primo colpo non si riesce mai a tirar fuori niente. Secondo colpo. Quindi il primo colpo, ragazzi, mettiamoci il cuore in pace. Non si tira su niente. Ora cerchiamo tutti. E i ramoscelli così ricrescono abbastanza facilmente. Non so, sinceramente, se da un ramoscello può nascere un albero. Cioè, un ramoscello così ti può dare un albero. Comunque, 6 su 31 è tanto. Quindi vi dico che per questa puntata è tutto. È fantastica. Guardate la nostra bellissima. Devo dire, bellissima fortezza. Ve la metto così, che si apprezza ancora meglio. Guardate la nostra fortezza bellissima. Per questa puntata è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate un like se vi è piaciuto il video. Commentate, condividete il video. Mi raccomando, avete la playlist sul canale per guardarvi tutti i video di questa serie. Da Amorius è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, amici!